che ha vita Liliana Segre per aver illustrato la patria con altissimi meriti nel campo sociale. Tutti in piedi, tutti compunti ad applaudire questa mattina a Palazzo Madama nel primo giorno della 18ª legislatura, quando Napolitano scandisce il nome di questa bella signora dei capelli bianchi, classe 1930, che chiarisce subito. Come senatrice a vita non intendo esprimere nessuna appartenenza. Fuori dal gioco, insomma. Anzi, fuori dai giochi di palazzo, eppure molto più in palla di tanti ragazzotti che si azzuffano in campo. Un corpo estraneo, Liliana, che dice cose semplici, quotidiane, con una punta di humor che spegne la fregola del cronista. I miei nipoti sono molto affettuosi e mi hanno detto che per loro ero molto importante anche prima. Non che la nomina di Mattarella l'abbia lasciata indifferente, anzi. Ma l'emozione è stata particolare perché io, come ebrea, sono stata scacciata dalla porta della scuola elementare e a distanza di 80 anni mi si apre la porta del Senato. Dunque eccola pronta, immagina l'interlocutore, a impartire lezioni piene di amarezza e di lamento. Cos'altro potrebbe fare con il marchio della vittima del sopravvissuto? E invece? L'insegnamento ci vuole sempre, ma io, parlando della mia storia, io che ho vissuto la Shoah, e non parlo mai di odio e di vendetta, parlo di vita e di pace. Questo è il mio insegnamento da nonna. Se questo non è un programma politico. Segre, presente. Politico ma non di potere. E qui sta la differenza che balza all'occhio, che è un pugno nell'occhio.